Ciao a tutti ragazzi, eccoci in un nuovo video. In questo video andremo a dilatare i lobi. Ho visto comunque che i video, diciamo, sui dilatatori, queste cose così, sono molto più visualizzati nel canale, quindi magari proverò a portare qualche contenuto in più riguardo a questo campo. Quindi oggi andremo a fare la dilatazione a 18 mm ai lobi. Quindi ciò che ci servirà è un bellissimo cono. Mi raccomando, non usate mai le chiocciole perché tengono a ritirare la pelle del lobo in dentro e quindi viene il cosiddetto culo di gallina. Quindi mi raccomando, usate sempre questi, lubrificate benissimo. Quindi anche per questo andremo ad usare dell'olio extravergine d'oliva. Perché comunque ho scoperto, cioè ho scoperto veramente, so già da un casino di anni, tipo da quando ho iniziato, che serve anche all'elasticità del lobo, quindi migliora il tutto, poi ovviamente aiuta anche a scivolare, essendo olioso, quindi è perfetto. Abbiamo i nostri due bellissimi tunnel, ovviamente da 18. E poi abbiamo anche un bicchierino per metterci dentro l'olio, quindi mettiamo qua dentro l'olio, proprio un goccetto piccolino. Ovviamente ragazzi, essendo che le mani si ungeranno parecchio, prendetevi anche un po' di scottezza. Quindi quello che dovremmo fare adesso, beh, è togliere i dilatatori che abbiamo adesso addosso, quindi uno, due, togliere gli elasticini dal cono, voilà. Andremo a ungere tutta questa parte qui con l'olio, quindi pucciamo un ditino qua dentro. Poi andremo a oliare tutto quanto. Dopodiché lo posiamo da qualche altra parte. Tingiamo di nuovo un po' il dito qui nell'olio. Ecco fatto. Lo spalmiamo così con il pollice. E andremo a massaggiare in questo modo. Nel mentre che ungiamo bene tutto il lobo dentro. Idem dall'altra parte, quindi rioliamo le mani e massaggiamo anche dall'altra parte. Ecco, adesso io mi pulisco un po' le mani perché mi fa schifo. E vabbè, andiamo a inserire il cono dalla parte che preferite. Quindi inseriamolo prima di qua. Ecco, è andato come niente. Quindi vabbò, io ho già recentemente parecchie volte dilatavo i lobi da 16 a 18, questa è la prima volta che ci faccio un video sopra, quindi diciamo è già più abituato, quindi andrò subito a inserire il tunnel, che togliendo questa cosa così rimane così. E diciamo viene molto facile perché si collega tutto così. Si spinge e entra subito, quindi volendo in teoria dovreste riuscire anche voi a fare questa maniera, guardate. Mettere così, spingere e togliere, rimane subito così. Ecco, quindi posate il cono dall'altra parte, io mi pulisco le mani, prendo l'elastichino, vado a mettere dietro. Bene, adesso faremo anche la stessa cosa dall'altra parte, quindi iniziamo a togliere l'elastico qui e tenerlo da parte. Prendo il nostro amato cono. Prendo
prende il nostro amato tunnel. E inserire così, velocemente. Dobbiamo prendere sempre l'elastico, ricordatevi sempre di metterlo dietro se non lo perdete. E lo andremo a mettere dietro. Bene, questa è stata una dilatazione abbastanza veloce per me, perché come vi ho detto prima, vi ripeto, avevo già dilatato parecchie volte il lobo da 16 a 18. Comunque sia, se voi non riuscite subito a far passare il cono e il tunnel, al massimo aspettate, tanto servono apposta questi due elasticini che ho tolto prima. Uno appunto lo tenete qua, non li togliete tutti e due, così infilate tutto. In mezzo rimane il lobo qua e poi chiudete con l'altro per evitare di perdere. E così là in mezzo vi rimane il lobo. Dopo appunto, che ne so, mezz'oretta così, provate poi a rinfilare sempre nella stessa maniera così il tunnel, se riuscite bene, se no ci riprovate poi più avanti. Quindi questa era la mia dilatazione da 16 a 18, diciamo un po' la spiegazione su come fare e appunto i materiali da poter usare in caso dell'assenza anche del tubicino di crema Gentle Beta, che appunto, se non lo sapete, è una crema antibatterica che si usa per i piercing. Quindi in tal caso potete pure usare l'olio. È molto suggerito anche l'olio di karité per le dilatazioni. Adesso non mi ricordo di preciso che cosa serva, però so che lo consigliano. Bene, quindi adesso i miei lobi sono stati dilatati a 18. Più avanti troverete il video dove indosserò quei pochi dilatatori che ho da 18. Sono molto contento perché nello scorso video, ovvero dove indossavo tutti i dilatatori da 16, vi avevo chiesto di commentare con quale fosse il più bello e ci sono stati una marea di commenti. Quindi veramente grazie mille. Commentate qua sotto se vi è servito utile questo, diciamo tra virgolette, tutorial. E iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti per restare più aggiornati su questi tipi di video e anche altri, perché se andrete poi a scorrere nel canale troverete altre cose che ci saranno. E niente, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!